Buongiorno a tutti! Allora, oggi vediamo gli ultimi due segni zodiacali della ruota di tutti i segni, quindi acquario e pesce. Ovviamente partiamo con l'acquario, io ho mio marito dell'acquario e ovviamente questo video è per vedere le energie del 2024, quindi dell'anno entrante. Estrarremo sei carte per vedere la ruota dell'anno dell'acquario nel 2024. Sto utilizzando i tarocchi universali, questo è stato il mio primo mazzo completo di arcani maggiori e arcani minori. Sono tornata un po' alle origini, quest'anno ne sentivo l'esigenza. Quindi vediamo l'acquario nel 2024, energie dell'acquario nel 2024, energie per l'acquario nel 2024, energie per l'acquario nel 2024, energie Me ne servono ancora due, per favore. Troppe. L'energia per l'acquario nel 2024. Niente, se carte vogliono uscire tutte, teniamo questa. Va bene, ce li abbiamo. Allora, energie di gennaio e febbraio per l'acquario. L'imperatrice, fantastico! Inizierete questo anno proprio all'insegna della fertilità a 360 gradi, quindi grande collegamento con Madre Terra, con tutto ciò che vi può dare abbondanza. E comunque io ci vedo un inizio del 2024 con il botto. Grandi idee, grande inventiva, grande voglia anche di espandere, insomma, quello che è il proprio dominio. Che detto così fa tanto er conquistador, ma in realtà c'è proprio voglia di prosperare, di proliferare, quindi grande voglia di portare all'esterno le vostre idee e soprattutto di realizzarle. L'imperatrice comunque veramente è una bellissima carta proprio perché non solo è la carta di grande realizzazione, ma anche la carta di grande armonia, serenità con tutto ciò che vi sta intorno. Fate conto che l'imperatrice è disegnata, insomma, non manifestata, però insomma dipinta. Il suo trono è in mezzo alla natura, quindi capite che una persona che siede un trono in mezzo proprio alla natura, ai boschi, alle strade, ai percorsi, è una persona che non solo è connessa a 360 gradi con l'esterno, ma che ha anche tanto da dire, tanto scambio da fare con l'esterno. Quindi un bellissimo inizio anno per questo acquario, sono molto contenta. Vediamo l'energia di marzo e aprile. Abbiamo il 6 di spade, va bene. Marzo-aprile già sarete un po' stufi. No, sto scherzando, ovviamente. Questa in realtà è una carta che per me è molto bella. È una carta che descrive un viaggio che può essere un viaggio mentale o può essere anche un viaggio fisico, secondo me. Comunque l'allontanarsi, il volere allontanarsi da tutto ciò che non vi serve e invece andare verso tutto ciò che vi dà pace. Le acque qui sono calme, le acque normalmente rappresentano le nostre emozioni, quindi c'è un po' una ricerca di una tranquillità emozionale, di una tranquillità emotiva, ma anche proprio la ricerca anche di qualcosa di bello esteticamente da vedere, di calmare anche quelle che sono le inquietudini interiori. Questa è una cosa che, per esempio, mio marito ha tantissimo e che secondo me è un po' del segno dell'acquario. Comunque, nonostante siete un segno d'aria, l'acqua fa comunque parte del vostro essere. E quindi qui questa carta in realtà vi rispecchia tantissimo il fatto di appunto essere coscienti di avere bisogno di tranquillità emotiva. Quindi diciamo che ricercherete questa tranquillità emotiva, poi alcuni lo faranno effettivamente con un viaggio effettivo, magari anche solo un weekend dove spurgare appunto la mente, alcuni invece faranno proprio un decluttering mentale che male non
non fa mai, quindi insomma c'è questo tipo di energia. Vediamo l'energia di maggio e giugno e infatti, fantastico, dopo aver giustamente declatterato la mente, siete pronti per una nuova avventura, siete pronti a livello proprio fanciullesco, cioè il fanciullino che ha voglia di divertirsi, quindi ritornerete, diciamo così, ad approcciarvi all'esterno con la voglia proprio di... come si dice, di giocare con le acque, di fare anche nuove conoscenze, quindi per alcuni di voi, se siete single, potrebbe essere proprio il fatto di mettersi in gioco per una nuova storia o comunque per nuove amicizie, se invece siete in coppia, il fatto di rinnovare un po' quella che è la goliardia di coppia. Siete comunque ben predisposti, avete proprio anche voglia appunto di cose leggere, non significa superficiali, significa leggere, quindi voglia di leggerezza, voglia di godersi la vita, voglia di godersi un po' quello che c'è intorno a voi, emozionandovi ed emozionando, quindi bene. Vediamo le energie di luglio e agosto, fantastico, la papessa. E qua c'è un altro viaggio molto più, diciamo... deep, molto più profondo, molto più addentrandosi in quelli che sono i meandri e del vostro io interiore e del proprio dello studio. Quindi c'è una grande voglia di scoprire i propri lati oscuri, andare a tirare fuori, se vogliamo, magari anche talenti nascosti, o anche solo questa ricerca di equilibrio. Abbiamo Yin e Yang, vabbè, queste sono le torri di Salomone, l'ho detto anche già in un altro video. Non voglio entrare troppo nella simbologia perché non ne usciamo più, però c'è anche questa grande ricerca di equilibrio che in realtà anche questa io la trovo abbastanza tipica del segno dell'acquario. E comunque c'è questa voglia di andare dentro alle cose, dentro alle questioni, quindi alcuni di voi magari si iscriveranno a nuovi corsi o approfitteranno del tempo estivo per studiare nuove cose, per approfondire cose che magari avreste voluto approfondire in passato e che però non avete mai avuto il tempo di fare. Grande connessione spirituale, grande voglia proprio appunto di sapere, grande sete di conoscenza. Io qua ci vedo una grandissima sete di conoscenza che in realtà andrete a soddisfare e poi la cosa bella è che tutto ciò che noi andiamo a studiare, anche tutte le nostre tutti i nostri esami di coscienza, tutto ciò che facciamo a livello interiore poi ovviamente si ripercuote sull'esterno. In questo caso qua abbiamo questo arazzo indica l'abbondanza, indica proprio il fatto di mettere a frutto le proprie conoscenze e secondo me anche qui, scusate, lo so che si parla sempre un po' per stereotipi, però anche qui l'acquario è molto bravo secondo me a far fruttare le proprie conoscenze, conoscenze interiori, a farle fruttare verso l'esterno, quindi diciamo che luglio e agosto potrebbero essere anche dei corsi, dei diplomi presi, degli attestati che poi riuscirete magari a far fruttare in un futuro. Quindi bene, insomma, finora tutte cose sicuramente che appartengono molto al vostro segno, ma che vi connettono molto bene con ciò che vi sta intorno. Vediamo l'energia di settembre-ottobre, infatti, il matto! Ancora una volta il fanciullo, ancora una volta la voglia di mettersi in gioco, però qui c'è proprio un nuovo viaggio. Quindi con settembre potreste ribaltare completamente i vostri canoni. Io ci vedo proprio anche un salto lavorativo, anche un salto nel vuoto, se vogliamo, lasciare quello che conoscete per qualcosa di sconosciuto, ma la gioia nel farlo, ragazzi, è quanto mai presente e vivace. Quindi bellissima questa energia di nuovo inizio, il sole che splende e voi che siete quanto mai rivolti verso una nuova vita, quindi insomma con settembre veramente ci potrebbe essere una nuova vita per voi o comunque nuovi lidi, nuovi orizzonti da percorrere. Meraviglioso, fantastico. Tre arcani maggiori molto importanti e molto interessanti, Vediamo come conclude l'anno l'acquario, il 2024, quindi mesi di novembre e dicembre. Abbiamo il cavallo di spade, ancora una volta l'aria, ancora una volta la mente, e qui niente, c'è proprio voglia di concretizzare, cioè nel senso va bene il fanciullo anche un po' incosciente che si butta, però poi a un certo momento voi siete belli concreti e c'è proprio la voglia di dire adesso io combatto per quello che mi spetta, combatto per quello che voglio ottenere nella mia vita. Cioè guardate questo cavallo, non mi ci metterei contro manco, ma manco proprio. C'è proprio appunto il guerriero, qui esce fuori il guerriero che è in voi, quindi andrete secondo me anche un po'
a tagliare i rami secchi, a sistemare, vedete, ci sono i rami secchi qua, tra l'altro, andrete a tirare, a correggere il tiro, appunto, perché qua è tutto bello e tutto meraviglioso, ma poi, come sappiamo, nella vita non è che è sempre tutto bello e tutto meraviglioso, quindi qui c'è una correzione del tiro, c'è proprio una voglia di sistemare tutta una serie di cose. Mi piace perché i cavalieri per me hanno sempre, a parte che hanno sempre un grande fascino, e poi hanno sempre questa voglia di questo essere sempre in movimento, proprio per andare a combattere le loro battaglie, insomma, quindi sono figure che sinceramente mi affascinano. Un anno sicuramente all'insegna del nuovo, sicuramente all'insegna della produttività e sicuramente anche all'insegna della vostra crescita personale. Quindi bene, che dire, non ci vedo grandi ostacoli, sinceramente, ci vedo proprio un grande lavoro che voi farete su di voi. Vediamo qual è l'energia capostipite per l'acquario nel 2024, quindi energia capostipite per l'acquario nel 2024. La luna, ombra, magia, sogni, mistero, misticismo, cicli, sensualità, potenza femminile. Abbiamo una connessione con il cancro. Mi fa impazzire questa cosa perché sono cancro e mio marito è acquario, va bene. E abbiamo un riferimento ai tarocchi della papessa. Quindi questo qui è proprio il vostro anno introspettivo. Ma è proprio l'anno dove tirerete fuori. Forse è l'anno dove vi conoscerete meglio in assoluto. Andrete a tirare fuori proprio scheletri nell'armadio, non lo so. C'è proprio questa grandissima introspezione. O potrebbe essere per alcuni di voi l'anno dove veramente vi appassionerete ancora di più all'esoterismo o a lati oscuri, o magari ai sogni, o magari avrete dei sogni rivelatori, non lo so. Tra luglio e agosto, io fossi in voi, un diario dei sogni lo terrei perché ci potrebbero essere, secondo me, veramente grandi rivelazioni. Non mi stupisce però che sia uscita la luna proprio perché, appunto, la papessa è la sacerdotessa della luna, quindi era già uscita, insomma, questa introspezione. Vediamo l'amore. Quindi l'amore per l'acquario nel 2024. Cosa succederà in amore per l'acquario nel 2024? L'amore per l'acquario nel 2024, questa qua. Vediamo un poco il consiglio. Ah, vabbè, la storia per eccellenza, la romanza, l'essere romanzi, l'essere romantici. Beh, coccolate le persone che amate con attenzione e affetto, affezione, insomma. Quindi, vabbè, che dire. Mi piace tantissimo questa immagine perché queste sono due persone che non appartengono in realtà allo stesso regno. Una è una sirena e lui è un umano. Mi fa venire in mente un po' Splash, una sirena Manhattan. Fatto sta che comunque mi piace tantissimo il fatto appunto di accettare l'altro per com'è, di sposare comunque l'altra persona in toto e ritagliarsi dei momenti speciali, bellissimo. Io ci vedo proprio anche una gran bella storia, quindi alcuni di voi, io non so se siete singolo o se siete in coppia, questa è una lettura generica, quindi insomma prendete con le pinze quello che io vi dico, ma io ci vedo proprio l'amore romantico per eccellenza. Tra l'altro abbiamo un fante di coppe che è proprio l'inizio anche di una storia o comunque un'amicizia che vi possono dare tanto, quindi se siete single potrebbe essere che appunto tra maggio e giugno troviate una persona con cui condividere molto. Se siete in coppia è un rinnovamento, diciamo, forse anche un approfondimento appunto della vostra storia o anche un riconfermare forse quello che già vi siete confermati in passato. Bellissimo. Vediamo quale portale attraverserà il segno dell'acquario tra Capodanno 2023 e inizio 2024. Quindi, quale portale a Capodanno 2023 per l'acquario? Cosa porterà? Allora, abbiamo la porta arcobaleno e la porta dell'orizzonte, fantastico. L'arcobaleno è quello che esce fuori quando finisce di piovere, quindi se avete avuto momenti di maretta, magari a fine 2023, o magari momenti di crisi o dubbi o sensazioni, insomma, non propriamente positive, sappiate che dopo la tempesta c'è sempre il sereno. Andatevi a prendere la pentola d'oro che c'è alla fine dell'arcobaleno, mi raccomando, e la porta dell'orizzonte è proprio la porta che designa
non solo i vostri averi, ma quello ancora da raggiungere. Quindi grande pianificazione, ma grande anche discernimento nel saperlo fare, nel saper porvi i vostri obiettivi. Tra l'altro il paesaggio qua è veramente anche molto simile, mi fa specie questa cosa, però diciamo che la porta all'orizzonte è proprio quello che coronerete, se vogliamo, nel 2024, quindi bene, ottimo. Oh, non è uscita mezza carta negativa, forse appunto qua una voglia di evasione, ma non è una carta negativa, e anche qua il cavaliere che si va a prendere, se vogliamo, con una bella energia, energicamente, quello che gli spetta. Però non sono carte negative, sono carte che poi combinate con questi arcani maggiori sono carte super buone, perché rivelano in realtà dei vostri buoni talenti nel saper fare determinate cose. Va bene, mettiamo un attimo da parte le carte oracolo, perché voglio vedere i vostri chance, quindi vediamo i chance sulla ruota dell'anno. L'acquario nel 2024. L'acquario. E quanta roba è uscita, ragazzi! L'acquario nel 2024. Allora, vabbè, grandissima abbondanza, c'è uscita la biglia verde, quella enorme, c'è più di così, l'albero della vita che sull'imperatrice, vabbè, s'avanza a dir, radice, abbondanza, prosperità, tutte cose che abbiamo detto, belle idee, idee emozionanti, ancora una volta le emozioni, ancora una volta qua ci potrebbe essere un collegamento con qualche segno d'acqua. Poi abbiamo su marzo e aprile un'attitudine di gratitudine porta opportunità, quindi qua non fuggite le vostre opportunità e attenzione, sappiate le cogliere. Qui abbiamo dei segni di terra, qui abbiamo degli amici, avete un sacco di amici qua, amici o persone che comunque vi sostengono, vi supportano. Qua c'è una persona, potrebbe essere un segno d'aria, che è proprio con cui vi divertite alla grande, tra l'altro sul fante di coppe. Fantastico, qualcuno con cui condividere proprio bisbocce, aperitivi e tante cose divertenti. Bello che sulla papessa ci sono diverse cose, c'è il divertimento comunque, quindi vi divertirete a esplorare proprio determinate, cioè proprio vi appassionerete, secondo me, a un qualcosa che esplorerete a 360 gradi e che darà i frutti. Quando parlavo dell'arazzo che darà i frutti, qui abbiamo il fiore che sboccia, grande abbondanza, grandi idee, grande passione. Qui addirittura alcuni di voi proprio metteranno in cantiere qualcosa di molto interessante, c'è il ciuccio quindi alcuni metteranno su famiglia o penseranno di mettere su famiglia, alcuni invece avranno delle idee molto remunerative. Abbiamo dei messaggi: uomo e donna competency vicendevolmente, come il bottone e l'occhiello, come il violino e l'archetto. Io qua, più che uomo e donna, io parlo sempre di energie, quindi io qua vedo una commistione di energie molto importante e molto interessante. Potrebbe comunque essere una storia ancora una volta, o magari delle idee, delle energie che trovano in un partner o in una partner, anche lavorativi, partner lavorativi, appunto la propria risoluzione. Vediamo qua cosa abbiamo. Le amicizie non sono spiegabili e non bisogna spiegarle se non si vuole ucciderle. Accettate, si parlava di accettare l'altro così com'è senza farsi troppe paranoie, e ancora una volta è uscita questa cosa. Sul matto abbiamo la papera che galleggia, va bene, le idee che prendono il largo, ancora una volta il verde, ragazzi, il verde qua, 1, 2, 3, 4, tanti chance, ci parlano di verde l'abbondanza, quindi tanta roba. Siete in pace con voi stessi quanto mai, e siete finalmente in pace perché secondo me farete a settembre quello che vorrete fare, molto bene. Abbiamo una lettera C. Lettera C, però insomma la lascio interpretare a voi. Niente sul cavallo, anche se il pesciolino era un po' lì lì, io comunque secondo me qua sarete talmente decisi che non servono chance. Comunque ancora una volta i chance hanno assolutamente portato all'esterno questa vostra voglia di addentrarsi nelle cose, voglia di divertirsi, grande prosperità, grande pace. Che vedevo di più, cioè pure le pepite d'oro sono uscite. Se fate i soldi, ricordatevi della sottoscritta. Ovviamente sto scherzando, però se volete il Liban ve lo mando, eh.
Scherzo, basta, è meglio che la smetto qua perché divento scema dopo un po'. Va bene, io vi ringrazio per essere stati qua con me. Spero di avervi dato qualcosa, spero di avervi dato dei buoni spunti. Io il consiglio che vi do, lo sto dicendo a tutti i segni, è quello di tornare tra 3, 6, 9 mesi, giusto per capire se effettivamente le cose stanno andando come avete preventivato o se magari, insomma, è il caso di raddrizzare un attimino il tiro. Sono uscite però, ragazzi, le carte super belle, cioè io sinceramente non so che dirvi, cioè questo potrebbe essere veramente l'anno della vostra serenità e del vostro fare quello che vi piace e del vostro proprio addentrarvi in ciò che vi fa stare bene, in ciò che vi dà passione. Qua è uscito il ciuccio rosso passione proprio. Quindi bene, grande pace, grande armonia, ottimo. Che dire, buon 2024 ragazzi e ragazze, io sono felicissima di aver fatto questa stesa perché è una stesa bellissima, avverto proprio un'energia fantastica, ovviamente ci sarà modo per farci ancora gli auguri, io vi ringrazio per essere stati qua con me, vi mando un bacione enorme e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!